come anticipato poc'anzi con Mario Luca Testa, è il momento di fare un omaggio al caro Giovanni Rodari, che quest'anno, per cui quest'anno celebriamo i 100 anni dalla nascita. Rodari nasce nel 1920 a Omegna, in Piemonte, e ha lasciato una traccia indelebile per tutti noi, e direi non solo per i bambini, forse più per gli adulti, più per gli addetti ai lavori della scuola. La sua lezione non smette di essere moderna, e quindi per parlare di lui e per omaggiarlo non potevamo non coinvolgere una cara amica ed espertissima, vi assicuro, lo noterete anche voi, Gianni Rodari. Poi parleremo se Rodari o Rodari. Cioè Giuliana Faglica. Buonasera Giuliana. Buonasera Rodari, era bellissimo, va benissimo così. Grazie Melissa di questo invito, grazie, un saluto a tutti. Sono veramente felicissima di essere con voi a parlare del grande maestro di tutti i tempi, perché per l'Italia Rodari è stata una grande, grandissima fortuna e ci ha lasciato un'eredità spesso trascurata. E quindi non smetterò mai di dirlo, infatti io vi faccio portavoce ovunque vado. Gianni Rodari, Gianni Rodari, sì, ma sai, ci sono anche altri Rodari, no, Gianni Rodari, Gianni Rodari. Quindi io, diciamo, perché i suoi tesori non sono ancora stati scoperti ben bene, perché come tutta la letteratura per l'infanzia, leggerla una volta non basta, neanche due. E quindi ogni volta che sfogli una pagina di Rodari scopri tesori che non avevi ancora valutato, e anche valori, concetti a cui non avevi fatto caso. Per cui Gianni Rodari forever. È così. Allora, prima di iniziare andare al dialogo vero e proprio tra di noi e chiaramente lasciare spazio alla lettura di queste bellissime opere, più di 30 pensate, vorrei condividere con te e con tutti voi un video che contiene tutta una serie di spezzoni di interviste. Che in qualche modo riassumono il Rodari pensiero, come diremo oggi. Quindi condivido lo schermo e ci rivediamo subito dopo. Io stesso mica ti racconto le favole tutte le sere, vero? No. Ma lui non ci perde molto, perché poi lui ha i fumetti, ha la televisione, ha le altre favole. Chi ci perde semmai sono i genitori, che non hanno questo momento di dialogo importante che passa attraverso la fiaba, che è un modo di parlare del mondo, di parlare delle cose. È un modo di entrare nella realtà, anziché dalla porta, dal tetto, dal camino, dalla finestra. Cioè, il linguaggio dei bambini è fatto di immaginazione, di pensiero logico, è tutto insieme questo. I genitori che lo perdono, perdono qualcosa per loro. Il bambino trova sempre il modo di usare la propria Viaggiatore, capitò immaginazione. nel paese degli uomini a motore. Al posto del cuore avevano un motorino che si spegne la sera e si accende al mattino. Correvano tutto il giorno senza mai fermarsi. Non avevano neanche il tempo di salutarsi. E non scambiando mai né parole né saluti, pian piano i poveretti diventarono muti. Facevano appena brum brum e perepè. E Giovannino disse: Questo non di posto parlare non come fa il per me. bambino, ma di parlare come il mondo di oggi. Il mondo parla oggi al bambino non solo attraverso le parole dei genitori, parla attraverso le immagini, attraverso le macchine, attraverso tutto quello che anima il mondo di oggi. Bisogna trasformare tutto questo in parole se si vuole fare un libro. E non bamboleggiando, ma semmai un gradino più in su, perché al bambino piace salire un po'. Quando è molto piccolo e gioca a spostare i mobili, lui vuole spostare subito il tavolo che è più pesante, non si accontenta di spostare il seggiolino che è piccolo. Perciò il linguaggio è una cosa che deve farlo crescere, però deve essere, secondo me, un linguaggio moderno, cioè deve essere fatto con gli oggetti, con le immagini, con tutto ciò che fa parte del mondo. A me hanno regalato un libro la prima volta quando facevo la terza elementare, mi regalarono il libro Cuore. Allora, siccome mio padre riempiva sempre il cortile di casse della pasta, perché lui faceva il fornaio, aveva delle casse vuote, io ne prendevo una, mi facevo il mio rifugio, andavo là dentro con pane e marmellata e il libro Cuore, a mangiare pane e cioccolata, no marmellata, a mangiare pane e cioccolata e a piangere col libro Cuore. È molto bello.
Tu eri un Verniano o un Salgariano? Ero un Verniano. Chissà perché mi devo vergognare un po' a dirlo. E questo come mai? Salgari era un autore diseducativo. Ma questo lo dicevano, chissà se di questo avevo sentore, allora per farmi lodare preferivo Verni. Ci sono anche questi meccanismi, però penso proprio che mi piacesse di più. Verne viveva nel secolo della scienza trionfante, del positivismo, dello scientismo, però è diventato il poeta di queste cose, non il divulgatore. Forse questo bisogna riconoscere a Verne. Allora, molto interessante perché offre tantissimi spunti. Intanto la prima parte, Giuliana, no? Cioè, chi ci perde davvero sono i genitori, perché i bambini in qualche modo riescono a raccapezzarsi un gioco, un'invenzione. Giochi veri, non quelli di oggi, ovviamente. Allora, Rodari è chiamato il profeta della fantasia. Quando parla di giochi, parla ovviamente di tutto quello che mette in moto la nostra fantasia. E ovviamente, i portatori sani di fantasia sono i bambini, no? E c'era addirittura un poeta inglese, Wordsworth, che diceva che quello che avvicina i bambini a Dio è proprio questo potere di immaginare, di fantasticare. Quindi faceva i bambini più vicini alla visione, no, divina addirittura, quindi portatori di una verità sana. Quindi quando parla di fantasia parla di questo anche talento, no, che hanno i bambini. È chiamato il profeta della fantasia perché a un certo punto lui nel 1972, 73, insomma, fu presso questa scuola Diana di Reggio Emilia con il pedagogista Malaguzzi, e ovviamente lui era più esperto di bambini un po' più grandicelli e non dell'infanzia, perché questa scuola Diana di Reggio Emilia era una scuola proprio dell'infanzia, dove però lui entrò a contatto con la selvaggitudine, si può dire proprio, dei bambini, e vide quanto è preziosa quella spontaneità. Perché i bambini, ovviamente, dove opera Gianni Rodari? Opera in un'Italia post-bellica, dove e la scuola prima era una scuola molto rigida, no? Che aveva degli schemi, era poco attenta ai bisogni, ok? Ovvio. Okay? Invece, l'avvento, dopo la seconda guerra mondiale, molti del 68, insomma, tutto quello che ha rinnovato anche l'umanità, arriva un altro modo di approcciarsi all'essere umano, nonché ai bambini. E quindi Rodari, perché per me è unico, è indispensabile, ma non per tanto per noi autori. Sai perché non tanto per noi autori? Perché chi scrive per bambini comunque c'ha una sensibilità, o ce l'hai o non ce l'hai, a prescindere che poi ti puoi leggere tutti i libri di Rodari, o ce l'hai o non ce l'hai. E soprattutto se scrivi anche una certa sorta di narrativa pedagogica, come per me è fondamentale scrivere una narrativa rodariana che contenga sempre dei messaggi che favoriscono la crescita del bambino, no? Sempre, soprattutto dei valori. Ma Rodari si rivolgeva ai genitori e mai ai maestri. I maestri che fino a quel periodo erano ingabbiati in un rigido schema. Io ho sentito parlare tante maestre che hanno avuto a che fare con lui e si commuovono quando parlano di lui. Io mi ricordo l'intervista alla maestra della classe elementare della borgata del Trullo di Roma, quando Gianni Rodari volle scrivere con questa classe uno dei suoi libri più belli, che è La torta in cielo, e che scrisse insieme ai bambini di questa classe della borgata del Trullo. E ovviamente la maestra dice: ma noi eravamo una classe di periferia, e Gianni Rodari ci domandava il permesso per venire da noi. Questo deve fare un maestro, questo deve fare chi si approccia ai bambini, chiedere permesso, perché i bambini sono una materia da rispettare. Rodari diceva che nei bambini non c'è niente di infantile, niente. Quindi ora io capisco che per raccogliere tutta questa bellezza ci deve avere qualcosa dentro. Ora non tutti hanno qualcosa dentro, ok? È questo, perché siamo vari. Però chi come me segue molto quello che è lo schema rodariano
ci sono tante maestre che conosco che lo fanno, non devono mai stancarsi di portare avanti questo modo di, ecco, fare gruppo con i bambini. Un'altra maestra dice che Rodari si metteva alla pari con i bambini. Ecco, io quando faccio i laboratori teatrali non c'è più differenza tra me e loro, nessuna. E questo è un modo per arrivare dritti alla loro, come si dice, sai, come l'albero, no? Alla loro linfa. È sempre una responsabilità, perché se sbagli se lo ricorderanno per tutta la vita, però se fai bene se lo ricorderanno per tutta la vita. È così. Tu hai poc'anzi detto che Rodari si rivolgeva principalmente alle maestre perché cercava di indirizzarle in una certa maniera. Lui stesso, come sappiamo, pedagogista, grande maestro, e parla anche, ed è fondamentale per gli autori. Tu sei un'autrice, per chi non ti conoscesse, dietro alle tue spalle c'è il cartellone della tua ultima opera, sempre dedicata ai bambini e ai ragazzi. Tu sei una meraviglia. Quanto è Esatto. stato importante per i tuoi tre libri, ricordiamoli, quali sono, tutti editi della tua casa editrice È Affezione questo. Intima, che salutiamo, e Pis Claudia, Sì. che salutiamo, casa editrice di Palermo. Quanto è stato importante per te, quindi in maniera pratica, tu che sei chiamata dai tuoi bambini maestra del teatro, quanto è importante sia nella scrittura ma anche nel teatro? Fondamentale. Allora, io ho avuto, allora, prima di Rodari non c'era questo tipo di letteratura per l'infanzia, c'era stato il grande favolista italiano che tutti magari cadranno dal pero, ma Capuana. Capuana veniva considerato l'Anderson italiano. E c'era stato, Betti, con la domanda che si fa a Rodari, dice: ma chi sono stati i tuoi riferimenti? Dice: guarda, c'era Salgari, ma anche lì non può essere considerata letteratura per l'infanzia, ok? E, i miei, ovviamente, riferimenti sono stati Capuana, ma per un modo, ecco, per la lingua. Il primo libro, ad esempio, Scintilla, ha la lingua, proprio, cioè la lingua della fiaba, proprio Capuana. Però, ovviamente, la favola di Anderson o di Capuana stesso, ma non quella dei fratelli Grimm, era una favola fino a se stessa. Invece i fratelli Grimm sono stati in Europa quelli a metterci dietro la morale, eccetera, eccetera. E invece quelli del Capuana, Reginottola, Reginetta, insomma, diciamo la fiaba vera e propria, c'era una volta una principessa. Quando arriva Rodari, no, c'era una volta un semaforo blu. Capito? C'era una volta Giovannino Perdigiorno, c'era una volta la gente comune, e questo non l'aveva fatto nessuno. Nelle fiabe del Capuana, che lei, la gente comune, faceva il cantiere, e faceva, ma erano sempre quelli che poi sì, ok, si trasformavano in reginotte, però c'era una volta una bottiglia dentro un semaforo. Il binomio fantastico, no? Nel senso, lui inventò proprio, diceva, il binomio fantastico che c'è nella grammatica della fantasia, ok? Che questa per noi autori è, ma anche per le maestre, ma per tutti. Io la consiglio a tutti, a tutti quelli che vogliono sviluppare la loro sensibilità. Quindi lui si inventò veramente, c'era una volta la città di gelato, cioè, si inventò cose che veramente, cioè tu dici, ma allora tutto è narrabile. Certo, tutto è narrabile. E ovviamente mi ha influenzato perché quando io leggo, ad esempio, chi dovesse leggere La torta in cielo, si commuoverà alla fine, piangerà come hanno pianto i bambini della classe della Borgata del Trullo, il cui finale è commovente, è bellissimo. Ora, come fai a scrivere letteratura per bambini? A sentire di voler dare un messaggio. I miei bambini, di tu sei una meraviglia, tu sei una meraviglia, io dico, è tutto ciò che i bambini dovrebbero sentirsi dire. E invece no, oggi spesso i bambini sono vittime delle aspettative degli adulti. Devono essere troppo bravi a fare tutto, a nuotare, a fare pianoforte, a saltare con un piede, a prendere tutti i 10.
Cioè, io alla certa insomma, mi preoccupo per i grandi, che i bambini poi se lo ricordano, eh? Quindi i miei bambini sono tutti bambini storti, tutti bambini stortissimi, cioè proprio quelli non gliene importa niente, e sono come me, io sono dislessica, ma io nella vita ho fatto tutto, perché non mi ha mai bloccato la mia dislessia, e anzi, grazie alla dislessia, c'ho una fantasia, c'ho una 4 che è binomio fantastico nella mia testa, cioè c'è un casino. Quindi Rodari mi ha influenzato perché mi ha lasciato in eredità, prima di tutto, dire sempre la verità ai bambini. Secondo, costruire un linguaggio che sia alla portata dei bambini. Perché Melissa, io te lo giuro, questo mio ultimo libro, Tu sei una meraviglia, lo capiscono il 99% dei bambini e l'1% degli adulti. Io rimango scioccata. Capisco di aver scritto un libro difficile. Per cui, insomma, grazie, Rodale. E questo grazie a Rodari, no? È un po' come quando parliamo, cambiamo completamente odore, no? Del piccolo principe. Oggi sì, il piccolo principe per il bambino, attenzione, perché il piccolo principe in realtà è un libro per gli adulti. Il linguaggio inganna, ma ci cerca di ricordarci che non dobbiamo mai, mai totalmente mettere da parte quel nostro lato, chiamiamolo infantile, che è veramente puro. Purtroppo che l'adulto, volente o nolente, l'esperienza, la vita fa dimenticare. In qualche modo il messaggio è molto simile, ma oltre alla fantasia c'è il gioco. È questo che Sì. amo io di Rodari e che a noi, un po' dell'ambito, o come insegnante, o tu nel tuo caso scrittrice, attrice, o appunto nel mio caso come umilmente come libraia. Torna utile, devo dire, torna utile. Io nel mio caso anche come genitore. Non è facile, ma la lezione è veramente importante. E io tornando a quello che dicevi prima, Capuana, Mario Luca sarà ben contento. Insomma, tu sai che Mario Luca è di Mineo. Questo festival è nato l'anno scorso ed è stato inaugurato proprio a Mineo e quest'anno fa tappa a Caltagirone. E allora, com'è bello, insomma, Capuana, Calvino, tanti autori che molti di noi credono esclusivamente autori di libri per adulti o per ragazzi, in realtà nascono come autori, ma molti in realtà, recentemente abbiamo lavorato con Tearanno, per esempio. Lei lascia il suo lavoro da notaio per scrivere libri per bambini e solo dopo approda il libro per gli adulti. Rodari, in questo senso, invece rimane sempre coerente, sarà il fatto di essere un maestro sicuramente, no? Ma perché lui abbraccia la pedagogia e perché è dotato di una sensibilità fuori dal comune. È un'altra cosa, la devi sentire, non è scrivere per scrivere. Chi scrive per ragazzi, io magari tiro acqua al mio mulino, però chi scrive per ragazzi e bambini, volendo o nolendo, quando soprattutto si segue un tipo di letteratura, chiamiamola pedagogica, perché ad esempio mi sono presa una responsabilità quando ho scritto Tu sei una meraviglia, perché io parlo di accettare i propri limiti e superarli, e parlo di amarsi nelle piccole incrinature, no? Quindi, e non farsi mai sviare dalle opinioni altrui, e lo dico ai bambini. E i bambini mi capiscono perfettamente. E quindi ti prendi sempre una responsabilità per tutta la vita perché è un libro e ti segna. Cioè, non ti piace, ti farà disinnamorare dei libri. Ti piace, e allora non vedi l'ora di leggere. C'è una responsabilità. Se noi adulti capissimo che quando apriamo bocca davanti ai bambini ci abbiamo una responsabilità, ci penseremmo due volte. Invece no. Noi molto spesso parliamo dei fatti nostri davanti ai bambini e quindi non ci rendiamo conto che poi loro assumono i nostri atteggiamenti. Io che lavoro con i bambini tutto il giorno, tutti i giorni, mi accorgo che spesso loro perdono se stessi per imitare, come se imitando fossero più accettati. Invece io gli dico sempre che loro sono accettati così come sono. Perché si devono dare il tempo. No, comunque troppa responsabilità abbiamo noi adulti, troppa, perché non abbiamo risolto noi stessi e pensiamo che nei bambini dobbiamo riversare delle cose.
non ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo. Siamo troppo presi, non ci rendiamo conto. Quello che è la differenza che c'è tra quando scriveva Rodari e quando scrive, quando adesso chi scrive per bambini in un certo modo, è che quando scriveva Rodari si stava seminando per un futuro migliore perché si veniva dalla guerra. Oggi, per tenere stretti e saldi i bambini ai valori, perché i valori sgusciano dalle mani, cioè, perché non lo so, c'è troppi stimoli spesso negativi, no? E quindi la responsabilità, io penso sempre che chi fa televisione, per me chi fa televisione, fa teatro, scrive, ha delle responsabilità, sempre, altrimenti veramente non ce ne veniamo fuori. È vero, è vero. È molto bello che questo omaggio a Rodari diventi questa occasione anche un modo per riflettere su quella che è il tempo che stiamo vivendo, le responsabilità che noi adulti abbiamo verso questa generazione, che è la generazione del futuro. Forse non stiamo seminando molto bene. Io vedo troppo spesso tablet, cellulari in mano a questi bambini con la scusa: ma è un gioco interattivo. Attenzione, il vero gioco interattivo è la lettura, è l'ascolto, è il gioco. Mi fa anche piacere che stia girando una pubblicità che dice: attenzione, il gioco è una cosa seria perché stimola la fantasia e la socializzazione. È vero, è verissimo. Adesso però si pensa che il gioco passi solo attraverso queste tecnologie. No. Anzi, sta accadendo il contrario. Quello che poteva essere uno strumento importante perché ci permetteva di accedere alla conoscenza, agli strumenti in maniera immediata, adesso a parte ci sta atrofizzando, ma non solo i bambini, anche e soprattutto noi adulti, ma ci fa pensare di essere tecnologici, i bambini di oggi, insomma, io che mi confronto anche un po' con la distanza, non sono per niente tecnologici, non sanno cosa vuol dire, magari parlo io nel mio caso per i ragazzini delle medie, scrivere un foglio Word, impostare un carattere, cioè quello che noi intuitivamente, che non siamo nati, noi insomma la generazione dei trentenni, esatto. Orgogliosamente non siamo nativi digitali, abbiamo imparato a fare da autodidatta. Sì. E questo vuol dire che si sono create molte più sinapsi nel nostro cervello grazie alla lettura, grazie all'ascolto e al gioco vero. E quindi è una riflessione importante. Il messaggio di Rodari arriva chiaro e forte anche da questo punto di vista, l'abbiamo sentito dalle sue parole nell'intervista di prima e l'abbiamo capito benissimo dalle tue parole. Rodari, tu lo dicevi, nominavi il 1970 circa, vince il premio Andersen, è un premio prestigiosissimo, fu il primo italiano a vincerlo. Perché è così importante? Questi premi letterari, e in particolare per Rodari, perché sono così importanti? Che riconoscimento è stato per lui? Ma a lui non credo. Niente, perché lui scriveva, aveva una missione nella vita, ragazzi, cioè lui, quello era proprio straight, viaggiava. Poi siccome davano questi premi, lui se l'è preso, cioè sostanzialmente a lui proprio cioè stava cercando di riformare il pensiero, cioè capito, quello è stato riformista quindi cioè che pedagogista in realtà lo è diventato facendo. In questo mi rivedo pure, nel senso che il mio è stato, anche la mia propedeutica teatrale è tutta sui bambini, cioè quello che faccio io me l'hanno insegnato loro, chiaro? Cioè io non ho letto niente, io sono stata una allieva, tanti anni di studio di teatro, però non c'è una scuola che ti dice come fare teatro ai bambini, ma io ho avuto la fortuna di farmelo insegnare da loro. E loro mi hanno insegnato come devo fare la maestra di teatro. E anche di scrivere quello che loro avevano bisogno. È stato questo, come Rodari, nel senso che c'è una maestra che dice appunto che Rodari, quando girava nelle classi, andava nelle scuole, guardava anche i quaderni dei bambini ed era lui ad apprendere dai quaderni quello che avrebbe dovuto scrivere e quello di cui i bambini avevano bisogno. Per questo lui è grande.
perché l'ha fatto proprio su a misura di bimbo quello che doveva fare. Per questo io, nel mio grande o piccolo che sia, faccio la stessa cosa, perché tanto non mi sbaglio. Cioè io vedo la media di al mese 400 bambini senza coronavirus, ovviamente, no? 400 bambini al mese. E all'anno, ebbene, io alla maggior parte mi faccio raccontare, ma non potrei fare questo lavoro senza veramente farmelo dire da loro come si fa, perché i bambini cambiano anche di anno in anno. Quindi non posso rimanere legata anche a un retaggio. Quindi se mi chiedi che valore ha avuto per Rodari, penso è stato contento, però diciamo lui. No, quello che importava è che il suo messaggio arrivasse forte e chiaro. Secondo me questa menzione, insomma, sicuramente importantissima per uno scrittore italiano e per uno come Rodari, più che altro il riconoscimento del ruolo che Rodari, appunto, come dicevi tu, ha avuto in termini di messaggio, in termini di missione, no? Di rivoluzione in qualche modo, no? E quindi forse è stato più appunto la consapevolezza del mondo del racconto, dell'editoria, e non il contrario, appunto, come dicevi tu, lui andava straight, no? Hai detto prima straight e dritto come un treno, a farsi ispirare dai bambini. È un bellissimo messaggio da non dimenticare. Quando si parla di Rodari, Giuliana, noi diciamo, vabbè, sì, favole al telefono, ma non trovi sia un po' riduttivo associare il nome di Rodari solo a favole al telefono, che è un'idea straordinaria? Ora tu ricorderai di cosa si tratta, e si concilia bene con l'attualità, col poco tempo che abbiamo, quindi è estremamente moderno. Non è forse un po' riduttivo associare il nome di Rodari solo a favole al telefono? Allora, sì e no, nel senso che se si leggessero, come dico sempre io, due o tre volte, quattro, anche cioè le favole che sono poi piccole, si scoprirebbero 7.000 mondi, ok? La stessa cosa che c'è in Tu sei una meraviglia. In Tu sei una meraviglia le storie sono brevissime e io dico sempre ai bambini, vi dovete leggere più di una volta, esattamente come favole al telefono. Favole al telefono contengono anche, ad esempio, il semaforo blu, che è piccola così, e parla di un semaforo al centro di Milano che illumina di blu. E la gente si confonde e fa ridere. Invece parla di libertà. Parla di libertà, la libertà di essere, quello che si è. Quindi, cioè, in realtà è riduttivo, sì, perché uno dei libri più belli di Gianni Rodari, ve lo mostro, ed è questo. Ed è Gelsomino nel paese dei bugiardi, uno dei più bei libri di Gianni Rodari, scritto nel 1956, proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, e parla della logica della dittatura, parla della libertà, e mi ha ispirato Tuono. Questo libro è ispirato il mio Tuono. Quindi, insomma, è uno dei libri più belli, più difficili di Rodari, dove anche a livello l'uso delle parole, la semantica, è tutto e niente allo stesso tempo. Cioè, quindi. Però che sia ridotto a favole, poi c'è un altro libro che è La Freccia Azzurra, magari questo un po' più conosciuto, ma non di meno, che ce l'ho tutti ovviamente, c'è il teatro rodariano. Scusate, la maestra del teatro ce lo deve avere il teatro rodariano, scusate. Quindi sicuramente Rodari è tanta roba, però io quando mi sono ritrovata a marzo a leggere, diciamo, per anche il libro degli errori, però, ma anche, diciamo, ci sono le fiabe lungo un sorriso, ce ne sono veramente tantissimi. Eccole qua, perfetto. Cos'è? Le filastrocche, ecco. Le filastrocche. Allora, le filastrocche della produzione rodariana sono quelle che io. Vediamo. Però Rodari era un musicista. Io sono una cantante, ok, tra le altre cose. Canto da quando ero una bambina. Quindi, quando chi legge le filastrocche di Rodari legge la perfezione del metro, del ritmo.
ed era sonorità, perché Rodari suonava il violino, era musicista, e come dice sua figlia Paola, era il violino a servizio di suo padre, perché la musicalità era dentro Rodari, gli veniva troppo spontaneo. Ecco, la grandezza di quest'uomo è la spontaneità. Per cui anche lì, quando si leggono le filastrocche, bisognerebbe leggerle insieme al maestro di musica. Ma niente, impara la filastrocca di Rodari. Ragazzi, c'è lì Rodari, fa così 7 volte. Perché sono delle vere e proprie canzoni. Quindi proprio perché Rodari era un musicista e quindi aveva il suo metro quando costruiva le filastrocche. Che dici? Allora, tu che sei cantante e vi assicuro bravissima e coinvolgentissima, la leggiamo una breve filastrocca per dimostrare quello che hai appena detto, se ce l'hai portata di mano? Io? La leggo io? Va, aspetta. Chi meglio di te? Ah, io chi meglio di me? Va bene, vediamo se la dislessia non mi abbandona. Allora... Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza. Speranza a buon mercato! Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basta per 6. E alla povera gente che non ha da campare, darei tutta la mia speranza, senza fargliela pagare. Direi che confermo quello che hai appena detto. Bravissima come sì, sempre. Ci sono tanti toni, io presa dall'emozione, magari devo prima, perché per un dislessico, sai, leggere all'improvviso non è sempre semplice. Allora, è molto bello che tu abbia scelto anche questa filastrocca sulla speranza, che è di grande, grande attualità, come tutto Rodari è in questo momento così particolare. Ma la cultura, chiamiamola così, la cultura è anche divertimento, la cultura è anche gioco, non sì. Si ferma, ed è questo primo incontro e tutti quelli che seguiranno la dimostrazione che è e che deve essere così anche in un momento di stop generale. Continuiamo nel nostro lavoro, dobbiamo farlo per noi e per i bambini, per i giovani. Un po' come ci ha insegnato Rodari, almeno ci proviamo. Assolutamente. Ci riesce alla grande, io ci provo. Ma, no, guarda, non, allora io penso che l'importante è provarci, poi non nasciamo tutti uguali. Nel senso, ragazzi, non è che possiamo nascere tutti uguali e tutti dobbiamo fare la stessa cosa. Siamo diversi corpi con una stessa mente. Però l'importante è che la mente sia uguale, poi ognuno con i propri talenti, con la propria inclinazione, faccia un po' qualcosa che però aiuti queste generazioni. Veramente, e che ogni adulto veramente si interroghi su se stesso, ok? Perché altrimenti è una tragedia, non si possono perdere di vista i valori, assolutamente. E questa generazione magari di adolescenti che abbiamo, diciamo, una generazione Z, e di chi è la colpa? Non lo so, siamo cresciuti da soli questi, cioè, ma scusate, ma veramente io sono sconvolta, no? Perché si è scambiato l'essere magari permissivi, lasciare la libertà ai ragazzi di essere con andare a briglie sciolte. No, non è proprio quello. La libertà d'essere, quando io faccio il laboratorio teatrale con i bambini, dove io li faccio esprimere, ma io do delle regole mentre non le dico. È così. Cioè, altrimenti, se io durante il laboratorio teatrale faccio fare i bambini quello che voglio, me li ritrovo in piccionaio i bambini, cioè è normale, gli do delle regole senza dargliele. Però questo attiene veramente alla fatica che tu hai fatto con te stesso, per poi donarti gli altri. Ma la fatica la devi aver fatta prima con te stesso. Però i conti con se stesso spesso la gente non la vuole fare, non li vuole fare, quindi pazienza. Ci ritroviamo una classe di adulti un po' così, ma siamo qua. E allora, che la lezione di Rodari ci aiuti ad essere, a tornare un po' bambini e a dimenticare le cose veramente importanti,
Per farlo, chiaramente, dobbiamo leggerlo e dobbiamo dedicare un po' di tempo per noi, non solo se abbiamo dei bambini, ma in generale. E allora, in generale, la riscoperta di Rodari. Grazie a Giuliana Fragliga, complimenti per i tuoi lavori, continueremo a seguirti. Grazie. Siamo tuoi sostenitori, grazie per grazie. Questo intervento e insomma, alla prossima. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao, ciao Melissa. E allora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento di oggi.